Niente, il 10 ho fatto l'intervento, è andato tutto bene, ho fatto la convalescenza a casa, sono andato subito a casa e pian piano ho iniziato ad attivare la protesi e a utilizzarla per quello che serve. Avevo fibrosi, avevo problemi abbastanza importanti di distorsione dell'albuginea, la base si era slargata, insomma era una condizione veramente deprimente sotto ogni punto di vista. Il giorno dell'intervento è andato tutto benissimo, ho notato che la perdita di sensibilità alle gambe se n'è andata verso le 8 di sera, però ho potuto mangiare, ho potuto guardare la televisione, è potuta venire una mia amica a trovarmi, non ho avuto dolori, non ho avuto problemi di sorta. Nel corso post-operatorio ho fatto uso di ghiaccio, quello serve perché serve a tante cose, anche a sedare quella sensazione che ci può essere di bruciore o di dolore. E dopo una settimana il professore Gabriele Antonini toglie l'erezione che ha stabilito subito dopo l'impianto in sala operatoria e poi si va avanti per la propria strada, senza problemi di sorta. Il cammino è agevole verso la ripresa. La sensazione di avere tra le gambe finalmente un pene di consistenza robusta, di funzionalità attivabile a mio piacimento, sicuramente costituiscono un vantaggio essenziale di questa tecnologia. Psicologicamente c'è la restaurazione di sentire, di percepire anche quando uno si lava, quando si veste o quando vive, quando non so, si avvicina al bordo del lavandino, di sentire che c'è un pene in mezzo alle gambe che funziona, che è attivo, che è sensibile, che è efficace e che su mia volontà posso azionarlo per avere un'erezione di una durezza lignea. Per raggiungere il professor Antonini ho fatto un'azione personale perché nessuno di quelli che mi aveva tenuto in cura, né nel post-operatorio né l'equipe che mi ha operata, hanno sentito il bisogno di contattarmi per questo problema. Evidentemente per loro era sufficiente aver tolto il tumore, essere sicuri che il PSA fosse a zero. Ma non si sono curati di ascoltarmi o di chiedermi come io stessi e che cosa dovessi fare per risolvere questo problema dell'erezione che dopo l'intervento non è più tornata. Quindi mi sono informato autonomamente attraverso colleghi che sono stati a un congresso internazionale di urologia e quando sono tornato in Italia mi hanno detto: guarda, in Italia il più bravo è il professor Antonini per questo problema. A un uomo che ha avuto un tumore alla prostata della mia età, che è in perfetta efficienza fisica, non consiglio altro che sentire e farsi visitare dal professor Antonini e ascoltare e seguire quello che lui consiglia di fare, perché sicuramente lui conosce la problematica così profondamente e così ampiamente e ha una panoramica e un'esperienza così vasta su questo problema che gli permetterà di dare il migliore consiglio possibile.